Questa è la sala operativa della Polizia Locale di Termoli, dove sono installate dei video che riprendono appunto le telecamere dislocate su tutto il territorio locale, sia in periferia di Termoli che nella zona centrale. E questa è la sala, è un sistema tutto da remoto, nel senso che non ci sarà, almeno per il momento, un operatore fisso per registrare eventualmente qualche video che interessa anche alle altre pubbliche, altre forze di polizia, ma è tutto da remoto. Naturalmente c'è sempre un tempo per poter immagazzinare le immagini e poi farle acquisire alle altre forze di polizia o anche a noi in caso dovessero servire. E come ho detto prima, riguarda tutta la zona, diciamo, di Termoli, compresa la grande periferia e la parte centrale di Termoli. Sono dislocati anche nei punti sensibili, oltre a quelli stradali, davanti alle scuole, davanti al municipio, davanti alle istituzioni in modo particolare. In più riprendono tutta la viabilità nei punti strategici, nelle rotonde, nell'ingresso e l'uscita di Termoli. Agente Angelo Crozzo, effettivo del comando di polizia locale e sono il responsabile della videosorveglianza. Mi occupo nello specifico di verificare il funzionamento delle telecamere e l'interrogazione delle stesse su qualsiasi richiesta di altre forze di polizia o su qualsiasi richiesta da parte del servizio di polizia giudiziaria del nostro comando. Allora, operativamente il sistema è stato tutto quanto disegnato all'interno del Google, di Google Earth. Abbiamo le coordinate di ogni telecamera installata in modo da poterla poi interrogare in remoto e farla interrogare anche da altre forze di polizia. Sulle stesse è possibile estrapolare dei video riferiti a specifici momenti o a specifici giorni che non debbano però superare la settimana. Tutte sono state poste, come ha detto il comandante, in entrata e in uscita di tutte quante le vie principali del comune di Termoli, nonché sugli obiettivi sensibili. Quindi con queste riusciamo a verificare la stragrande maggioranza delle movimentazioni che avvengono nel comune di Termoli e su eventuali richieste da parte della cittadinanza per quanto riguarda la polizia giudiziaria.